Un'iniziativa assunta dagli studenti, una scelta nata dal basso e realizzata grazie alla tenacia, l'impegno e la fatica organizzativa degli alunni del liceo classico Carducci di Comiso e dei loro rappresentanti. L'incontro con le sorelle Napoli, Gioacchina e Irene, mancava Marianna per problemi di salute, vittime di 20 anni di intimidazioni e pressioni mafiose, da quando alla morte del padre furono loro ad ereditare l'azienda agricola di 70 ettari tra Mezzoiuso e Corleone, è stato più efficace e formativo di tante lezioni. Io penso sia un'iniziativa veramente importante avere portato le sorelle Napoli in un paesello come Comiso, in una scuola come il liceo Carducci, e soprattutto che questa iniziativa sia partita da noi studenti. Ti volevo dire un'altra cosa, io e mamma eravamo a Palermo, che mio padre era ancora in semicoma, e la sera le mie sorelle sono venute accompagnate perché non potevano nemmeno guidare la macchina. Ti puoi immaginare quello che abbiamo vissuto, con papà a letto che stava male. Che ci sia stato bisogno della TV perché quella lunga storia di soprusi e violenze cessasse fa indignare gli studenti, sempre attenti, partecipi e protagonisti con tante domande durante l'incontro. Un'esperienza unica per fare i conti con la durezza della realtà, ma anche con la necessità dell'impegno civico a presidio dei valori della libertà, del rispetto delle persone e della convivenza civile. È stata dura, perché prima ci ho provato da sola non ce l'ho fatta, poi ho cominciato a fare le denunce, ma parte delle denunce sono state archiviate, poi ho cominciato a rivolgermi alla stampa e dicevo pure ai ragazzi, è veramente sconfortante che per avere giustizia si deve rivolgere alla televisione, dico. È un po' tanto sconfortante, perché ti chiedi alla fine, ma lo Stato dov'è? C'è bisogno di andare in televisione per risolvere i problemi? Purtroppo sì. Se io non avessi avuto il supporto della stampa e della televisione, non so fino a che punto sarei riuscita a risolvere la mia storia. Ci sono stati comunque anche dei momenti in cui avete avuto paura? Sì, certo. Ma io ho avuto paura dal 2006 fino al 2014. Non ho denunciato subito. Ci ho impiegato 6 anni e mezzo prima di fare la prima denuncia. Quindi capite bene che è stata una decisione maturata, perché c'è da avere paura, obiettivamente, però poi alla fine ho detto non posso continuare così da sola, perché mi avrebbero estorto l'azienda, non ce l'avrei fatta da sola. Poi con il supporto delle forze dell'ordine, dei carabinieri, del maresciallo Saviano di Mezzoiuso, che mi hanno sopportata proprio fisicamente a uscire le mucche dalla mia proprietà, sistemare le recinzioni, legare il filo spinato, proprio mi hanno sopportata moralmente, perché i momenti di sconforto mi creda non sono mancati. Però loro ci hanno supportato anche psicologicamente, loro sono stati tutto, sono stati la nostra famiglia, sono stati i nostri amici, perché in paese non ci frequenta più nessuno, per la nostra famiglia siamo il disonore della nostra famiglia, quindi sono solo, in Mezzoiuso abbiamo solo 5 carabinieri e Salvatore Battaglia, al quale hanno bruciato la macchina per essersi schierato dalla nostra parte. Purtroppo è risvolto dall'aver fatto una scelta di percorso. A volte è necessario scegliere, nonostante le mille sfumature della vita, a volte è necessario scegliere se essere bianco o nero, e in questo caso l'aver preso una chiara posizione ha portato delle conseguenze, ahimè, spiacevoli. Da quanto emerge dalle indagini, il disegno era quello appunto di isolare anche non solo le 3 donne ma la loro attività, in modo da poterla deprezzare e poi acquisire successivamente, diciamo, ma con una cifra irrisoria. Purtroppo, fortunatamente, non avevano messo in conto la tenacia e la forza di volontà di queste 3 donne.